Un migliaio di anni prima dell'avvento di Cristo, i Fenici e poi gli Ubei sbarcarono su questa spiaggia e portarono la chiave dello sviluppo dell'Occidente, l'alfabeto. Questa è la spiaggia di Kuma, oggi è molto abbandonata, viene utilizzata dai cosiddetti cavallari per dare un po' di salubrità ai muscoli dei cavalli, ma la mancanza di rispetto che abbiamo sempre avuto per la storia, per il mito e per l'archeologia affonda le radici anche nel periodo borbonico. Quello è lo scarico del depuratore di Kuma, di fronte a un luogo sacro, l'Acropoli di Kuma. In questo luogo è nata praticamente la lingua occidentale, la struttura linguistica, l'alfabeto, certo. Quello che ci consente ancora oggi di comunicare. Certo, Kuma è un luogo importantissimo. Kuma da che cosa deriva? Allora, c'è una doppia interpretazione. Una può significare semplicemente onda, ma forse non è la più probabile. L'altra, Kuma, può significare luogo prominente. Non a caso la città sorge su una collina e che in qualche modo fa vedere la fertilità, come se il fosse turgore ventrale di una donna incinta. Noi ci troviamo nel luogo che per tutta la letteratura della storia dell'arte passa per essere l'antro della Sibilla. Sì. Il luogo era un altro, questo invece ha una storia successiva. Sì. Gli studi più recenti ci consentono di affermare che questo monumento è stato costruito verosimilmente alla metà del IV secolo, nel momento di pericolo di Sanniti attaccati dai Romani. Era un luogo di vaticinio, grazie alla Sibilla e al culto sibillino, ma successivamente sono stati scoperti dei calendari lunari. Qui c'è uno di questi calendari, calendario C, che è costituito da 13 segni, che indicano i 13 mesi dell'anno lunare. Qui è posizionato in maniera particolare, perché guardando laggiù in fondo si può vedere la luna quando compare subito dopo la luna nuova. E quello è l'inizio del mese lunare. Si tratta di un calendario rituale. Spesso legato a predizioni sulla maternità, sulla fecondità, non certo, solo della terra, ricchissima. Se ci fosse un collegamento ben preciso con i riti della fertilità, è dimostrato da questo segno losanga qua, che rappresenta molto presumibilmente un simbolo sessuale femminile. Questo è il bosco sacro che circonda il tempio di Apollo. Sì. E qui Virgilio racconta la sua prima visita a questo luogo. L'opus reticolatum annuncia la successiva presenza romana di questo luogo, che era il tempio di Apollo. È meraviglioso parlare soprattutto dell'aspetto mistico che ha pervaso e pervade ancora questo luogo, insieme ai vaticini, forse anche prima e in maniera contemporanea, gli aruspici interpretavano il volo degli uccelli. E a proposito del volo degli uccelli, in questo luogo magico, che è questo bosco di Kuma, qui catturate gli uccelli non per fargli del male, ma semplicemente per inanellarli e per cercare di capire i flussi migratori degli uccelli, i venti, quindi la provenienza, la loro capacità riproduttiva e soprattutto dove andranno dopo essere transitati in questo luogo straordinario. Sì, diciamo che questa è una tecnica che è molto antica. Il primo anello è stato messo addirittura nel 1899 a uno storno in Danimarca. Ed ha lo scopo di studiare le migrazioni innanzitutto, però adesso diciamo che sono nati anche altri studi sulle condizioni fisiologiche degli animali, infatti noi prendiamo anche alcuni parametri come grasso, muscolo, la lunghezza dell'ala. In questo modo riusciamo a conoscere anche la comunità che c'è di uccelli e soprattutto quali sono queste strategie migratorie che loro mettono in atto. Nell'antichità il volo degli uccelli era prima ancora del vaticinio della Sibilla Cumana, l'unica fonte di possibile interpretazione del volere degli dei e del destino degli uomini. Oggi noi più scientificamente cerchiamo di curare noi attraverso l'osservazione dei loro comportamenti, questo forse è divino. Ma qualcosa è rimasto, perché con i cambiamenti climatici il volo degli uccelli effettivamente può darci delle indicazioni su questo, quindi più o meno è rimasto un qualcosa legato al destino nostro. Questo è l'utilizzo più singolare che si possa fare di una struttura ferroviaria, che è la piccola stazione di Kuma. Le prime persone ad aver utilizzato questa stazione quando venne messa a posto siamo stati noi. Il falco pellegrino. Questo è un falco pellegrino, vedete questa... Quello che abbiamo visto un attimo fa. Questo è il mustaccio. C'è ancora una forte tensione mistica in questo luogo.
In epoca antica qui si produceva un'uva straordinaria che era definita Ulpianum e soltanto dopo 5 anni si riusciva a bere questo vino. E non possiamo che celebrarlo con una colazione non eubea ma romana, quindi ricotta, miele, olive, vino, e grazie a Malazè che cura da anni questo territorio. E l'anno prossimo ci sarà un ritorno di tutte le attività di promozione dei Campi Flegrei, grazie a voi. Assolutamente sì. Grazie.